Ciao Bethesda.it, buon 2022. Abbiamo deciso di fare di nuovo una video recensione di Un eroe di Asghar Farhadi perché è un film importante, perché l'avevamo video recensito a Cannes in cucina col cellulare. Invece adesso ho questa macchina stupenda che Bernie mi ha dato da un po' di tempo. Allora, è un film entrato nella shortlist degli Oscar insieme a Paolo Sorrentino. Ha vinto il gran premio della giuria a Cannes ex aequo con il superiore, per me, scompartimento numero 6 di Juho Kuosmanen. È un film diretto dal grande Asghar Farhadi di Una separazione e Il cliente, due film premiati con l'Oscar, e due film dell'Iran, e due film dell'ira dell'Iran. C'è l'ira di Conan e l'ira dell'Iran, quest'ira latente di una società in cui Farhadi poi fa esplodere questi conflitti interiori ed esteriori con dei ritmi a volte anche eccezionali, come nel caso del cliente, che è il suo film che io amo di più. Qual è il mio problema con Un eroe? Un eroe ha una prima parte molto bella, una seconda, secondo me, troppo ridondante e troppo ripetitiva. Di cosa stiamo parlando? Forse comincia troppo bene questo film, nel senso che vediamo un signore uscire di prigione, ma è sorridente. Lo interpreta Amir Jadidi, che secondo me è proprio il centro e anche il problema di tutto Un eroe di Farhadi, perché interpreta Rahim Soltani, è il protagonista assoluto, anche un po' troppo, della pellicola, e noi lo vediamo subito in grande difficoltà sia con il passato dell'Iran e anche con il divino dell'Iran, perché lo vediamo arrancare, ansimare al tempio di Persepoli di Artaserse. Lo vediamo arrivare lì appena uscito di prigione, non riesce quasi a salire tutte queste scale, lo vediamo già confondersi in mezzo a tutte queste scale, tutto questo ferro, tutte queste impalcature del cantiere. Vediamo questo omino che è perso in mezzo al tempio di Dio. È perso anche in mezzo a noi, perché quando esce di prigione non riesce nemmeno a prendere un taxi, non riesce a prendere un autobus, è quasi ironico Farhadi. E questo è proprio l'inizio del film, che è molto buono, già fa capire, con Farhadi che inquadra sfocate in primissimo piano tutte queste gabbie, queste reti, lo fa vedere già in gabbia e già incastrato anche dentro le impalcature del tempio di Artaserse, anche appena uscito di prigione. Ma perché è stato in prigione? Ma chi è Rahim Soltani? La prima parte è molto buona perché noi cerchiamo di capire e entriamo in contatto con tanti personaggi di tanto Iran. Siamo a Shiraz, è l'Iran del sud-ovest, e di questa nazione così grande, e Farhadi fa un film grande di nazione, cioè fa vedere i salotti borghesi, fa vedere i negozi, fa vedere le prigioni, fa vedere tante istituzioni, soprattutto le famiglie e i carceri, gli istituti di carità,